il premio giornalistico nazionale Lamberti Sorrentino. E quest'anno, avvocato, ci sono importanti ospiti, come d'altronde già è successo per le passate edizioni. Siamo alla quinta edizione. Prima di tutto, avvocato, ricordiamo chi era Lamberti Sorrentino. Beh, Lamberti Sorrentino è stato un grandissimo cronista di guerra tra la prima e la seconda guerra mondiale, ma poi ha continuato nella sua importante attività anche nel dopoguerra, scrivendo sul Tempo Illustrato. Ha calcato gli scenari di guerra più importanti tra la prima e la seconda guerra mondiale, nato a Sala Consilina ed è stato sepolto a Sala Consilina per sua volontà, pur avendo vissuto in tutto il mondo, in particolare a Capri nell'ultimo periodo, a Frascati, però è voluto tornare a Sala e noi lo abbiamo e lo continuiamo ad onorarlo e ricordarne la sua grande capacità tecnica, riconosciuta da Indro Mondarelli, da Igor Mann, da chi lo ha conosciuto. Siamo alla quinta edizione del premio Lamberti Sorrentino, un'esperienza che è iniziata nel 95, poi è stata replicata nel 2000, 2004 e nel 2008 a seconda degli scenari di guerra più importanti. Oggi siamo a 30 anni della morte di Lamberti Sorrentino e ahimè abbiamo, credo, il primo scenario di guerra in Europa, che è la guerra in Ucraina. Avremo la presenza di giornalisti appena rientrati dall'Ucraina, come Marta Serafini, come Gianfranco Serin del TG2, Marta Serafini del Corriere della Sera. Poi ci sarà il contributo di altri cronisti di guerra come Gabriella Simoni, che pure lei è di Mediaset e di Canale 5, e poi ci sarà Andrea Burgatori, che sappiamo benissimo essere un giornalista di grande spessore e molto esperto in materia di guerra, di scenari di guerra. Carmela Sorella presiderà il premio, perché Carmela Sorella è la veterana di questo premio. Lei è stata presente a tre edizioni su quattro, ci ha sempre dato la sua amicizia, è stata premiata nel 2000 come cronista di guerra dopo i fatti della Somalia, i tragici fatti della Somalia. Quest'anno presiderà lei la giuria e abbiamo i premi che saranno assegnati, siccome è stato pubblicato oggi col comunicato stampa e dal Corriere della Sera. Saranno premiate Marta Serafini per la carta stampata e Andrea Burgatori per le TV. Quindi i due premiati sono questi due. Me l'ha comunicato ovviamente Carmela Sorella, che sarà qui già domani perché presenterà alla Biblioteca Mondadori il suo lavoro, il suo primo romanzo, che è Vera, e questa è la storia di una donna, e si confronterà in quell'occasione con i giornalisti presenti, e quindi questa sarà un'anteprima del premio.